Questo programma è offerto da Formazione SRL Learning Center, via Domenico Morelli 49, Napoli. Forse una lite è una delle tante all'origine dell'incredibile omicidio costato la vita a Pasquale D'Auria, trafitto dal dardo di una balestra scagliatogli alle spalle dal figlio Nicola. L'ennesima richiesta da parte del 24enne al padre, l'ennesimo diniego e la lite furibonda. Poi il tragico epilogo. In un raptus di follia il giovane, che in casa conserva anche altre armi bianche, entra nella sua camera, impugna una balestra, la arma e fa scoccare due volte l'arco. Una coppia di dardi centra Pasquale al fianco sinistro, provocando ferite profonde e un'emorragia rivelatasi fatale. Il fatto è accaduto ieri sera alle 20 a Castellammare di Stabia, in casa, alla vigilia del compleanno della vittima, in una notte densa di rabbia e tensione. L'allarme, l'arrivo dei soccorsi, la corsa all'ospedale, il resto diventa la cronaca comune delle tragedie. Un rapporto conflittuale padre-figlio, forse alimentato dalla separazione lunga ormai 10 anni di Pasquale dalla moglie. In comune i due condividono la passione per le armi, che già aveva creato problemi legali al capofamiglia. Tocca ora agli agenti di polizia del locale commissariato di mettere insieme i fotogrammi del parricidio con il dirigente Pasquale Di Lorenzo e coordinati operativamente dal vicequestore Francesco Mainardi, che sono intervenuti sul posto. Ieri Raffaele Guariniello, magistrato diventato famoso in Italia per l'indagine e il relativo processo per doping nella Juventus, era in tribunale a Torino nella veste di pubblica accusa ad ascoltare la storica sentenza d'appello del maxi processo Eternit, che ha visto la condanna per disastro doloso a 18 anni di carcere dei vertici dell'impresa di Casal di Monferrato. Oggi, per partecipare a un convegno dell'INAIL sulla sicurezza dei lavoratori in edilizia, il capo della Procura di Torino era a Napoli, dove è anche in corso un processo analogo per le 540 vittime dell'amianto dell'Ilva di Bagnoli. Impossibile non mettere in connessione i due procedimenti, in particolare per quanto riguarda il risarcimento ai familiari napoletani delle vittime di amianto. La sentenza è importante in sé per l'Eternit, per i vari stabilimenti che ci sono in Italia, ma noi dovremmo riuscire a capire che si tratta di una sentenza che finisce per essere un punto di riferimento non solo per l'Eternit, ma per tutte le altre zone del nostro paese in cui si stanno consumando, si sono consumate tragedie non meno gravi. Quindi è un esempio di giustizia che si può fare, l'auspicio e la speranza che si faccia dappertutto dove si pone il problema. E la speranza non può non essere anche volta ai paesi diversi dall'Italia, no? Altri paesi dell'Europa, ma anche paesi extraeuropei, paesi in cui ad esempio il problema dell'amianto è un problema tuttora irrisolto. Hanno scelto Città della Scienza come simbolo di rinascita e di rinnovamento, gli stessi ideali con cui Matteo Renzi sta cercando di ricostruire il PD. È stato presentato alla sala Averroè di Città della Scienza il centro studi Big Bang NetDem, la neonata associazione che cerca di mettere insieme tutte le anime renziane presenti in provincia di Napoli, ma anche in Campania. L'incontro, aperto al pubblico dal titolo Progredire, Innovare, Rinnovare la nuova anima del Partito Democratico, ha visto al tavolo dei relatori, tra gli altri, Vincenzo Siniscalchi, già parlamentare e componente del CSM. È un fatto positivo perché nasce un luogo di ricerca, un cantiere che si apre, nel quale confluiscono soprattutto forze giovani naturalmente, al di fuori di clientele, al di fuori di correnti, al di fuori di apparati particolari, intorno ad uno dei leader del PD, Renzi, che per la verità ce la mette tutta per rappresentare il carattere positivo di questa volontà di innovazione. A spiegarci che cos'è il centro studi Big Bang NetDem è stata Raffaella Crispino, anima dell'associazione.
Big Bang Net Dem nasce all'esito dell'esperienza delle primarie per Matteo Renzi e è un laboratorio socio-politico-culturale che, ispirandosi appunto al progetto politico di Renzi, cerca di costruire un percorso di rinnovazione e innovazione della politica che riavvicini la politica alla società civile. Ospite d'onore della serata è stata l'onorevole Maria Elena Boschi, coordinatrice nazionale dei comitati pro Renzi, che abbiamo ascoltato ai nostri microfoni. Beh, intanto mi fa piacere che finalmente sia arrivato il messaggio che anche il Partito Democratico ha portato tanti giovani in Parlamento, tante nuove persone fresche, con entusiasmo, con voglia di lavorare. La differenza è nei programmi, è negli obiettivi, chiaramente. Il Partito Democratico in questo momento si è assunto la responsabilità, come era giusto, del governo del Paese e sta cercando davvero di fare le riforme di cui il Paese ha bisogno. Il Movimento 5 Stelle per ora resta a guardare, decide semplicemente di contestare, di fare opposizione senza arrivare a fare una proposta di governo per il Paese. Migliaia di visitatori a Napoli per la nona edizione di Vitigno Italia, il salone dei vini e dei territori vitivinicoli italiani, che ha chiuso quest'oggi i battenti con un segno nettamente positivo rispetto alla passata edizione. Oltre 200 le etichette che si sono confrontate con un pubblico brioso e sempre attento a capire le caratteristiche dei vini e ad informarsi sulle loro storie e quelle delle aziende vitivinicole di cui sono espressione. I visitatori hanno potuto apprezzare non solo il vino, ma anche il bar della pasta, allestito con la pasta artigianale di Gragnano. Protagonisti nella Fortezza del Castel dell'Ovo anche i formaggi, con 4 consorzi di tutela a denominazione di origine protetta, che hanno offerto prodotti e abbinamenti enologici. Vitigno Italia è realizzato con il patrocinio dell'Unione Italiana Vini e con la collaborazione di Unioncamere Campania, Regione Campania, Comune di Napoli, e ha avuto quest'anno una forte vocazione commerciale. Tra le cantine premiate molte campane che si aggiudicano premi importanti come quello speciale per i giovani andato a Ciro Giordano delle cantine Olivella, che con emblema 2012 ha vinto pure la medaglia d'oro per i bianchi. Altro premio centrale, quello speciale per il territorio, attribuito ad Antica Masseria Venditti, a cui è stato riconosciuto il grande impegno sul territorio nei vini biologici. Tra le bottiglie più assaggiate dal pubblico è la novità delle cantine Costantino, il Rosato 2012, un vino particolare per aspetto e gusto, come sottolinea il produttore Fabio Costantino. Un vino particolare che si avvicina ai bianchi perché viene servito freddo e ha degli ottimi profumi, ma in bocca ricorda un bel vino rosso con il suo tannino. Un vino importante ma anche semplice da bere, lo puoi bere su tutto ed è soprattutto il primo vino con dicitura vino biologico che usciamo dalle nostre cantine. Il tramonto del Nabila strega anche Federico Zampaglione, leader dei Tino Mancino, che si è esibito sul palco del Beach Club di Torre Gaveta confessando l'amore per questa terra. Inserito nell'ambito degli appuntamenti domenicali della struttura di Luca Antonello Iannuzzi, il live dell'artista romano, marito dell'attrice Claudia Gerini, è stato particolarmente apprezzato dal pubblico che fin dal tramonto si era fatto cullare dalle note della DJ dagli Occhi di Ghiaccio, Anfisia Letiago, una piacevole scoperta nella scena del By Night che sta ammaliando gli ospiti della struttura. Per Zampaglione, che cerca nuove strade per la sua creatività, in arrivo un film di cui anticipa alcuni particolari ai nostri microfoni. È sempre un piacere venire qua a Napoli, a parte per le location clamorose, si suona in riva al mare, in posti belli, curati, con una buona acustica, quindi questo è positivo, perché in passato non era così, diciamo un po' di anni fa, è cambiata molto come approccio proprio la città, e abbiamo un bel pubblico che ci segue. Insomma sì, stasera faremo un concerto delle canzoni quelle più storiche, io poi sto in preparazione con il nuovo album e il 20 di giugno uscirà al cinema il mio nuovo film, io faccio anche il regista, questo è il mio terzo film, è un giallo molto bello tosto con Claudia Gerini, Michele Placido, Michela Cescon, c'è un grande cast di attori, è una storia intrigata ambientata nel mondo dei privé, dove insomma questo mondo un po' oscuro e misterioso dei privé, dove le persone si incontrano per fare sesso e c'è un misterioso assassino che comincia ad agire all'interno di questo privé che si chiama Tulpa. Il film esce appunto il 20 di,
di giugno sono un po' in fibrillazione perché le uscite al cinema sono sempre così veloci, ecco. E domenica prossima l'atteso concerto di Edoardo De Crescenzo, un concerto in chiave jazz, le magie e la straordinaria musica di questo interprete sulle rive del Nabila. Due settimane di gare fino al 16 giugno che coinvolgeranno i piccoli atleti di diverse scuole di Napoli sui campi della Società Sportiva Dilettantistica Europa negli spazi dell'Istituto Sacro Cuore in Corso Europa a Napoli. Con le note dell'inno nazionale torna il Mundialito e quest'anno diventa Plus, arricchendosi di iniziative sportive, nuovi corsi di calcio femminile con Carpisa e Mamai Napoli Calcio Femminile, servizi, affiliazione, trasferimento di conoscenze e abilità e progetti, collaborazione con la Fondazione Milan Onlus e Nutrilight per la cultura dello sport e della corretta alimentazione. Un incubatore di solidarietà, entusiasmo e gioco che coinvolge 1000 bambini, tenuto a battesimo dal console del Benin Giuseppe Gambardella, con una rappresentanza di 30 bambini originari del paese africano, insieme agli esponenti di Friends and Bikers for Africa. Da circa un anno e mezzo si è aperta un'ambasciata, l'ambasciata del Benin a Roma. Questo sta a significare di come il paese, che è conosciuto ed apprezzato per la sua democraticità e per la sua tranquillità, si sia aperto, diciamo, verso l'Occidente, per far sì che noi, che attraverso, diciamo, di noi, attraverso i bracci, si possano poi, diciamo, raggiungere dei grossi obiettivi per far sì che questo paese si sviluppi. C'era anche il delegato UCIPS Gianfranco Coppola, amico di questa manifestazione. Il pallone è un mezzo universale per comunicare, si gioca a pallone nelle bidonville, nelle grandi metropoli, nei centri sportivi più accorsati, per strada, come abbiamo fatto noi da ragazzini, con gli zainetti della scuola. Quindi è un momento in cui tutti si ritrovano, l'iniziativa del Mundialito per ragazzi sposa sogni e aspirazioni, qualcuno, forse uno, chissà, di questi ragazzini diventerà un calciatore per professione, non diciamo un campione. Tanti altri rimarranno col piacere di aver partecipato. Il presidente della SSD Europa, Mario Del Verme, ha anche annunciato il progetto Nessuno Escluso 2 che si concretizzerà a settembre nell'iniziativa Milan Junior Camp, ovvero un campo sportivo gratuito per 100 ragazzi e 25 borse di studio sportive per i bambini delle municipalità di Poggioreale, Scampia, Stella San Carlo. A 20 anni esatti dalla pubblicazione dell'ultimo disco di Inediti, il Giardino dei Semplici ha presentato in fonoteca il nuovo lavoro discografico Argento Vivo, Elidon. La band, alias Andrea Arcella, tastiere, piano, programmazione, cori, Tommy Esposito, batterie e cori e Luciano Liguori, basso, voce solista e cori, con la new entry Savio Arato alle chitarre, una delle realtà più forti e longeve del panorama della musica italiana. Quasi 40 anni di carriera, 4 milioni di dischi venduti, 1800 concerti, innumerevoli premi vinti nel corso delle decadi e la voglia di continuare ad andare avanti. Un nuovo album composto da 14 inediti, una nuova veste anche musicale per il Giardino dei Semplici, contentissimi, chi lo comprerà, lo ascolterà e scoprirà delle cose sorprendenti. Che tipo di musica ci sarà? Guarda, forse siamo i meno adatti a dire che musica ci sarà, cioè ci sarà sicuramente la musica del Giardino dei Semplici con parole e arrangiamenti al Giardino dei Semplici. Non abbiamo voluto questa volta la collaborazione di nessuno se non quella di un'anima meravigliosa che è quella di Ottavio, il figlio di Luciano, che in un paio di brani ha dato veramente un contributo straordinario e ci ha tolto un sacco di anni di dosso, quindi è una musica meravigliosa alla quale affidiamo gran parte delle nostre speranze future. Una musica libera, con testi liberi, con la voglia di dare noi stessi in pasto a chiunque, tanto ce la facciamo, anzi è un messaggio meraviglioso per i giovani che stanno qui, che vogliono fare musica, che c'è sempre speranza, per sempre, mi raccomando. Abbiamo già fatto il Cilea l'11 di questo mese, del mese scorso, dove è stata una bellissima serata, una grandissima festa, e ci saranno già i 22, saremo a Salerno, via via, tramite anche il sito internet potete controllare le date, insomma. Dopo tanti anni insieme, ancora sempre d'amore e d'accordo? Sempre d'amore e d'accordo, certo, ci sono quelle piccole discussioni, ma a volte è neanche normale tra amici, poi penso che sono ormai, diciamo, più di 38 anni insieme, e però tra le tante, insomma, lotte che si fanno in famiglia, poi escono sicuramente cose molto belle.